critiche di persone che uno considera suo pari è la cosa più importante, certo, di tutto, certo. Perché le critiche di uno sono come le sconfitte, le critiche sono parenti di quelle sconfitte del 1970. E se lei si proietta di qui a un anno, a qualche anno, cos'è che le darebbe un senso di soddisfazione, di dire: ah, ce l'ho fatta, ce l'ho riuscita? Ma io lo so che cosa voglio fare nei prossimi 5 anni, perché poi finisce il mandato, e poi la cosa su cui vorrei essere sicuro, perché mi dispiacerebbe, è che, perché l'ho fatto in altri casi, è che il giorno dopo che finisco, finisco. Non cerco di stare più in mezzo, cioè vorrei continuare a studiare, ma nessun compito manageriale più, e spero di avere la forza di farlo, perché è molto brutto vedere le persone che poi cercano di trovarsi un incarico successivo. Comunque la cosa che vorrei fare è di fare una scuola normale a Napoli, una seconda sede, perché vorrei fare una cosa per il sud, essendo io napoletano. Questo dopo aver finito... No, mentre, cioè siccome... Durante? Sì, perché il problema è che deve essere una cosa che è gestita dalla Scuola Normale di Pisa, non si può affidare a un'altra università, neanche alla Federico II, di cui sono molto... Quindi serve un periodo di incubazione gestito da noi, perché il modello riusciamo a gestire, che può durare 4, e poi deve diventare indipendente, cioè non è che uno vuole la longa manus al sud. Questo va fatto nel momento in cui uno ci sta. Io, siccome considero una sconfitta essere andato via da Napoli, perché quella è una sconfitta che non ho ancora metabolizzato. Ma lei ci torna il sabato e la domenica? Mai, non ci torno mai a Napoli. Perché non riesco a viverla bene, perché allora qua c'è una connessione politica. C'è stato un momento di Napoli, che è il primo governo Bassolino, sì, in cui c'è stata l'illusione, il rinascimento napoletano. Molti di noi, e io in modo molto pesante, quando questa cosa è finita non ce l'abbiamo fatta più a starci. E siccome quello che è successo è stata l'occupazione sistematica di tutti i posti, compresi quelli dell'università, non si riusciva neanche più a lavorare, sono scappato. Vabbè, non mi è andata male, però sono scappato. Sì. E questa cosa ce l'ho ancora qua. Ma siccome io sono una rottura psicologica con Napoli e vuole ritornarci con un progetto culturale. Ma siccome io per 35 anni ho discusso con i miei amici e colleghi del fatto che loro andavano in America, in Inghilterra, e io dicevo che era possibile costruire una cosa dopo 40 anni. Io sono a Pisa da 8 anni, ho costruito un gruppo, il mio gruppo di ricerca e la mia famiglia. Anche lei nel frattempo è andato in America, sì, in Inghilterra. Però esisteva un gruppo di ricerca riconosciuto nel mondo alla Federico II di Napoli. Sì. Fatto di averlo abbandonato, ad essere andato via, la considero una sconfitta a cui non ho ancora posto rimedio. Siccome mi piacerebbe porre rimedio, e in vediamo. Quegli anni là pensò mai di fare politica invece di mollare? Assolutamente no. Cioè io... Non ebbe neanche una tentazione in quegli anni, perché quelli sono gli anni della cosiddetta rivoluzione italiana, certo, perché c'era nel resto del paese un grande cambiamento. Assolutamente, però io facevo parte di questo cambiamento garantendo l'eccellenza, parolaccia, però voglio dire, una cosa professionalmente elevata e confrontabile a livello internazionale in quella regione nel momento in cui c'era la rivoluzione musicale, culturale, perché io facevo il mio mestiere e ero contento, perché io ho fatto questo mestiere perché questo volevo fare. Sono davvero molto stupito, perché io non pensavo che esistesse uno scienziato, un chimico con cui si potessero fare discorsi di questo livello, di questa profondità, e sono ammirato, e per cui vi faccio una proposta per alzata di mano. Chi vuole rimanere fino a mezzanotte ad ascoltarlo? Dalla risata ha capito che lui non vuole, allora salutatelo con l'applauso che merita. Grazie. Basta, mica siamo a teatro, questo è un... Grazie davvero.